Quindi invece l'idea è che siamo ancora legati almeno a quello che abbiamo letto sui libri. Questo, guarda, mi ha colpito un articolo che ho letto qualche tempo fa, che parla di terapia a cellula singola, e mi sa che forse trovo anche linkato, non mi ricordo. Sì, può darsi. E c'era proprio questo, non so se definire la saccenteria, però, saccenza, però una atteggiamento per il quale non abbiamo neanche quell'umiltà di darci informare un pochino, e spesso quello che risulta dall'articolo era spesso arrivano persone magari trans, perché parla di transessualismo in quel caso, che sostanzialmente dicono, vabbè, ma questo qui davanti, cioè, ma che ne sa? Non sa neanche di che cosa stiamo parlando. E perché in quell'esempio diceva, peraltro qua faccio coming out in un certo senso, diceva non sa neanche cos'è cisgender, e io dissi ok, Google, però è da qui, no, che si inizia. Interessante, anche perché dal punto di vista del cliente, la tua percezione qual è? Quanto fa affidamento, quindi la persona non ancora cliente, allo psicologo in Italia per parlare di problematiche, non so se così va bene detto così, che possono attenere alla sfera LGBT più. Allora, guarda, facciamo una distinzione enorme rispetto a persone che hanno delle problematiche legate alla visibilità, tipo il coming out, no? O quella che viene chiamata omo-bi-lesbo transfobia interiorizzata, no? Quindi, come dire, io ho paura, penso di essere gay, però ho il terrore di dirmelo, non lo accetto, non ce la faccio. Non lo sa nessuno, non voglio dirlo, no? Quindi entrano in crisi un po' per questa cosa. Per cui, diciamo, è una categoria che chiede aiuto, è una categoria che sa di aver bisogno di un aiuto specifico, professionale, competente sul tema. A volte questa tematica viene intercettata in percorsi di terapia altri, quindi, come dire, uno c'ha l'ansia, va dallo psicologo, poi viene fuori che è anche gay e quindi la problematica non è più l'ansia di per sé, ma è legata, no, alla sua identità sessuale. Altro è tutto ciò che attiene invece, per esempio, alle identità trans. Io parlo in generalizzo, chiaramente poi ci sono anche le eccezioni, che nel caso in cui vogliono fare un percorso di affermazione di genere, parlo appunto di il cosiddetto iter di transizione legale, per cui vogliono, per esempio, assumere ormoni, vogliono fare interventi, vogliono cambiare il nome, sono obbligati a fare questo percorso, perché generalmente nel tribunale viene portata una relazione psicologico-psichiatrica che certifica, come dire, che non ci sono delle altre psicopatologie inficianti, che la persona è in grado di affrontare questo percorso, che ne ha bisogno. Quindi tu dici: guarda che la persona sta così male, che l'unico modo per stare bene è proseguire su questa strada in qualche modo, no? Viene chiesto spesso e volentieri anche una certificazione di disforia di genere per accedere alla terapia ormonale. Tendenzialmente la maggior parte degli endocrinologi e endocrinologhe che lavorano nel campo chiedono comunque questo. Loro potrebbero farlo in autonomia, in realtà loro sono perfettamente in grado di valutare, però, come dire, siccome ci sono degli aspetti e delle situazioni in cui alcune configurazioni psicopatologiche, alcune forme di psicosi, eccetera, alcuni disturbi ossessivi possono simulare questo tipo di caratteristiche, allora è importante fare una, tra virgolette, diagnosi differenziale, no? Stare attenti su questa cosa qui. E è fuori in genere dal discorso consulto psicologico, psicoterapia, il mondo poliamore, poliamorista, è fuori il mondo degli ace, sarebbero gli asessuali o aromantici, quindi acearo. Insomma, ci sono delle situazioni specifiche che non accedono, non arrivano, Perché? perché non ritengono che la loro condizione sia, diciamo,
problematica, no? Non Certo. vivono, cioè la vivono con problematicità nel momento in cui sono in una coppia in cui il partner e la partner non vive la stessa condizione, e allora diventa un problema relazionale, no? Nella coppia, ma non perché sia un problema di per Chiaro. sé la propria asessualità o, no? Chiaro. O la scelta di monogamie etiche, di non monogamie etiche. Infatti, quello che mi chiedevo è quando vivono delle problematiche legate in qualche modo alla propria sessualità, quindi può essere anche, come hai detto tu adesso, sono in una coppia, io non sento bisogno, la banalizzo un pochino, la semplifico un pochino, non ho il bisogno di fare sesso che può avere il mio partner, oppure scopro di avere un orientamento, una preferenza di genere diversa da quella che avevo fino a questo momento, oppure ancora, riprendendo un altro esempio che hai fatto, sto scoprendo, riscoprendo la mia identità sessuale, le mie preferenze sessuali e la sto vivendo come un problema, la domanda poi era quanto poi vedono nella figura dello psicologo qualcuno di competente a cui Sì. rivolgersi. Oppure quando è trasversale, come dicevo prima, no? Cioè viene una persona in terapia perché ha un X problema E sul poi riesce. lavoro, no? E poi tu chiedi, magari, no? Cioè, magari con le terapie brevi alcuni dettagli manco vengono fuori, Certo. probabilmente, no? In altre forme di terapia c'è tutto il discorso della storia familiare, no? Della costruzione, e quindi tu vai a indagare anche la situazione relazionale, e quindi lì viene fuori, per esempio, se questa persona ha una situazione di relazioni non monogame, per esempio, no? No? Dipende. Interessante, due cose sono interessanti. Numero uno, quindi sembra quasi che c'è uno scollamento tra persone che effettivamente vengono da noi reputandoci competenti per aiutarle, perché mi sembra che questo che stai dicendo alla fine vengono, se lo identificano come un problema, pensano sì, ok, lo psicologo è la figura a cui mi posso rivolgere, e dall'altra parte in realtà un'incapacità, no, è eccessivo, però un deficit da parte di molti psicologi a livello di competenze, quanto un gap da colmare ancora oggi a livello di competenze. Sì. Ecco, Particolare questo, su questa allarmante. tematica c'è un'ignoranza infinita, onestamente, nel senso che, diciamo, ci sono colleghi e colleghe e colleghe che si stanno muovendo anche benissimo, anche su fronti innovativi come le identità non binarie, no? Quindi, diciamo, anche le giovani leve, ne ho viste qualcuno ancora, magari si deve ancora laureare o sta lì che si è appena laureata, che sono, cioè, milioni di anni avanti anche a me, quindi sono veramente molto avanti. La maggior parte legge libri e pensa di aver capito tutto, o al contrario fa degli errori classici bias, no, che facciamo noi, di dire vabbè, ma io sono psicoterapeuta, cioè non è che mo mi devo formare su sta cosa, no? Non è che è una cosa specifica. Da psicoterapeuta io posso, sono in grado di affrontare qualunque problema. Ok, Non è chiaro. così. Chiaro. La seconda cosa che mi fa venire in mente, quello che hai detto, no? Hai detto con le terapie brevi, magari certi discorsi non escono neanche fuori. Perché terapie brevi si sono focalizzati su quello che ci porta la persona, se la persona ci porta un problema d'ansia, siamo sull'ansia. Certo, è anche vero che se poi il problema d'ansia è collegato a un problema di identità di genere, cioè, generalmente viene fuori in un modo o nell'altro, e a quel punto il terapeuta breve, quantomeno dal mio punto di vista, quello capace, è anche quello che dice: ok, vedo questa cosa, forse ci dovremmo lavorare, decidi tu, ma forse ci dovremmo lavorare. C'è anche il rischio opposto, secondo te? Cioè, almeno la mia idea è che ci possa essere in altre situazioni il rischio opposto, nel senso, la persona non porta questo tipo di tematica perché è importante per lei, ma non è un problema. Quantomeno non è un problema, o meglio, può essere anche un problema, ma non è un problema che vuole affrontare con lo psicoterapeuta, e invece c'è lo psicoterapeuta che dice: no, aspetta, però questa guarda che dobbiamo farla Sì, cicciare fuori. c'è quest'altro lato della medaglia, e c'è spesso, soprattutto in passato, adesso forse di meno, l'errore di generalizzare, di polarizzare tutto intorno a quella roba lì. Cioè io vengo perché ho paura di prendere l'ascensore, sono felicemente gay, sono felicemente in coppia, magari ho anche figli, bla bla bla,
quando viene fuori la domanda, dice, ma lei no, ha una relazione, sposato? Sì, si è sposato con Mario. Oddio, no, allora è gay, allora automaticamente tutto ciò che è il mio mondo, diciamo, problematico viene legato a quell'aspetto. Io sono solo quell'aspetto lì. Questo è un errore che fanno molti colleghi e colleghe. In realtà pensavo a un altro. Scusa, mentre ascoltavo pensavo, però c'è tutto sgranato gli occhi perché pensavo a un altro errore, ma sgranato non da sorpreso, ma non so come dire, da condivisione. Perché a volte capita anche la situazione in cui la persona ti dice: vengo per il problema X, ansia. Sì, sono felicemente sposato con una moglie e c'ho l'amante, però mi va bene così. Però se ti dice c'ho l'amante uomo, no, allora aspetta un attimo, però parliamone. E poi la persona dice no, non ne voglio parlare perché non è un problema. Sì, c'è anche questo, soprattutto in alcuni orientamenti, devo dire, c'è anche questo, come per Orientamenti forza bisogna, come psicoterapeutici. dire, andare a mettere le mani su queste cose così, perché se no non va bene. Ok. Sì. Ti chiederò tra poco tu come lavori, anche se poi sarà una domanda enorme, perché sarebbe come dire, neanche tu come lavori con l'ansia, come tu come lavori con le persone, no? Però, tu come lavori con le coppie, no? Cioè, è un bacino enorme. Però prima te ne faccio un'altra, sempre da una cosa che hai detto. Ci sono colleghi, colleghe anche più giovani di noi che sono molto più informati, non stento a crederlo. C'è un'attenzione, c'è un attimo forse l'aspetto di psicoterapia, entrare più in quello di psicologia, sociologia, società. C'è un enorme interesse, una crescita di interesse rispetto al tema, per fortuna. E ti dico una mia difficoltà. Non essendo un cultore della materia, no? Interessato sì, come dire, cerco di trasformare l'interesse in studio anche, ma non ho per esempio la cultura che hai tu sull'argomento. E qual è il problema? Appunto, la difficoltà, è un po', sai, un po', perdonami l'esempio, è un po' come le app. Pensi di aver imparato a utilizzare il nuovo social media, oh, fantastico, e ne esce uno nuovo, che è totalmente diverso, e ti dici, che calma, ma, cioè, ma come, adesso devo imparare una nuova cosa. Ecco, Così. è così, che uno, che sta succedendo, due, è difficile navigare qui, dacci una bussola, dacci qualcosa. La bussola è quella che ti dicevo dall'inizio, si parte dalla persona, perché spesso e volentieri le persone già sanno tutto, no? Come dire, sono loro che fanno da maestri e da maestre. L'importante è sapere, come dire, lavorerei al contrario, no? Da professionista, cosa non devo fare, cosa non devo dire. Poi tutto si può imparare, no? A volte mi arrivano messaggi su Instagram dicendo, dottoressa, ma che significa gender fluid, no? Allora dico, ok, allora ricominciamo, no? Che significa gender queer? Che significa chiaro? Che significa, che ne so, demi boy? Che significa, no, neutrois, no? Che si pronuncia anche new qualcosa, no? Sono tantissime, no? Le configurazioni possibili, come dicevo prima. Questo da una parte permette alle persone di riconoscersi e di posizionarsi, non tanto a noi, non c'è bisogno per noi di fare una diagnosi, perché non è che ha bisogno di sapere tutto, però è utile che tu che le conosca, per esempio l'identità non binaria, in questo caso tutto quello che dicevo prima rientra nel faldone identità non binarie, perché tu possa permettere di fare un'esplorazione di genere alla persona, insieme alla persona. Cioè, a volte arrivano dei pazienti che già sanno esattamente dove sono, no? Come dire, hanno l'elenco, sono Capricorno, ascendente Ariete, Luna in Acquario, no? Unicorno. Giove in Scorpione, bla bla bla, ok? Sì. Perfetto. Altri che non sanno, io ho una persona con cui stiamo facendo un lavoro bellissimo di esplorazione insieme della sua identità di genere, che sta virando lentamente verso il femminile,
con tutta una serie di configurazioni, per cui dice io non ho bisogno degli ormoni, però ci sto pensando, voglio fare una consultazione, non credo che mi opererò mai, io sto bene con i miei genitali, però adesso che mi vedo più femminile, ho levato la barba, sono più a mio agio, mi rispecchio, tutto un lavoro di ricerca insieme su questo. Allora, ci sono dei concetti che io posso dare a questa persona e dire guarda che secondo me tu sei questo, questo, questo e questo. E dà una sicurezza alla persona di, come dire, mettere la casellina a posto. Ok. Perché se non ti identifichi, vivi con estrema ansia. Dice, io non so che cosa sono, non so che cosa voglio, non so chi so che lì sto meglio di dove stavo prima. C'è, a volte, soprattutto in questo contesto, diciamo, con questo tipo di tematiche, la necessità di avere delle risposte chiare, cioè di sapere io chi sono. Tutto il lavoro sulle identità sessuali è fondamentale per questo, no? Cioè di sapere io Assolutamente. chi sono, cosa desidero, sì, ma è un mio desiderio vero, un desiderio che è venuto da altrove, no? Come dire, una spinta a conformarsi, per esempio, no? Piuttosto che quali sono le mie fantasie sessuali, no? Quali sono i miei fantasmi sessuali? Sono fantasie e fantasmi, no? Mi piace Certo. molto questa cosa. Ed è Certo che bellissimo. Quindi è utile per noi conoscere, non è necessario che noi utilizziamo quelle categorie per incasellare le persone, ma è utile che noi le conosciamo, A, se ne parlano le persone, almeno come dire, parliamo la stessa lingua, B, possiamo aiutare le persone a trovare il loro posto in questo casellario infinito. Certo che i problemi di identità 360 gradi nella modernità liquida è un ginepraio, è un casino. È un casino, rispetto soprattutto a questo aspetto specifico. A volte io ho l'impressione che, come dire, sia un po' troppo, no? Mi sembra che poi alla fine andiamo a spezzettare ogni micro sezione, ogni micro aspetto nella necessità di dire io non sono abbastanza quello, ma sono un po' meno di quell'altro, no? Ok. E questo rende tutto molto complicato per noi.